La sega a nastro rappresenta una macchina sicuramente estremamente utile nel nostro laboratorio. Il perfetto funzionamento però dipende da una buona messa a punto. Vediamo insieme quali sono le tappe per poter mettere a punto la nostra sega a nastro al meglio delle sue possibilità. Dopo aver staccato la corrente dalla macchina, allentiamo completamente il guidalama sia al di sopra del banco che al di sotto del banco. Rilasciamo ora la tensione della lama svitando l'apposita manopola. Su alcune macchine è presente un dispositivo a leva che consente in maniera estremamente rapida di poter rallentare oppure, diciamo, aumentare la tensione della lama. Passiamo ora ad aprire il carter della macchina e a rimuovere la lama. Ora possiamo montare una nuova lama. Ricordiamoci di montarla prima sul volano di sopra. Quindi in quello di sotto. A questo punto aggiungete la tensione alla lama. Non occorre molta tensione, cominciate ad applicare una tensione leggera. Dopo aver applicato un pochino di tensione agendo sull'apposito pomello, girate in senso orario la ruota superiore. La lama tenderà automaticamente a spostarsi verso il centro del volano. Come potete vedere, la lama si è spostata verso il centro del volano, ma non è propriamente centrata. Occorre adesso centrare la lama. Per poter centrare adeguatamente la lama sul volano, occorre innanzitutto tensionarla in maniera adeguata. Per avere un'idea sul tensionamento della lama e se questo è corretto, alzate le guidalama di circa una quindicina di centimetri e flettete con un dito la lama. Applicando una pressione moderata, la lama dovrà spostarsi non oltre mezzo centimetro. In questo caso la lama è ben tensionata. Ricordate che non occorre tensionare la lama in maniera eccessiva, perché questo tende a distorcere la struttura della sega a nastro e inoltre accorcia la vita della lama. Dopo aver applicato la giusta tensione alla lama, occorre, dicevamo, centrarla sul volano superiore e sul volano inferiore. Come potete notare, la lama adesso non è perfettamente centrata sul volano superiore. Per poterlo fare occorre agire sul volano stesso e sulla sua inclinazione attraverso il pomello di regolazione. Avvitando il pomello di regolazione dopo aver rimosso questo blocco, il volano tenderà a inclinarsi in questa direzione, spostando la lama verso di noi. Svitandolo invece viceversa, il volano tenderà a inclinarsi nell'altra direzione spostando la lama verso l'esterno. In questo caso occorre spostare la lama verso l'esterno e quindi procederemo a svitare il pomello di regolazione. Agite poco alla volta e controllate. Come vedete, la lama si è spostata verso il centro. Adesso la lama è centrata e ben tensionata. Possiamo ora regolare i guidalama, i cuscinetti o i blocchetti guidalama.
Cominciamo con il regolare con i due laterali utilizzando semplicemente un foglietto di carta ripiegato. Interponiamolo tra la lama ed i cuscinetti. E stringiamo i cuscinetti fino a toccare la carta. Ripetiamo la stessa operazione per il cuscinetto posteriore. Ripetiamo la stessa operazione anche per il blocco cuscinetti guida lama posto al di sotto del piano della sega a nastro. Con l'utilizzo di una squadra di precisione controllate che la lama sia a squadra con il piano. Se la lama dovesse essere fuori squadra rispetto al piano, potete agire sul meccanismo di regolazione e di inclinazione del piano stesso e, dopo aver assicurato che la lama è in squadra con il piano, fissare attraverso l'apposito registro la regolazione impostata. Non resta altro che arrotondare il bordo posteriore della lama e siamo pronti per poter utilizzare la nostra seca a nastro. Ricordate di utilizzare una pietra diamantata o un blocchetto di carta abrasiva. All'inizio, per poterlo fare, poggiatela col piede all'interno in questo modo, con i denti rivolti verso l'esterno, afferratela in questo modo, eseguite questo movimento. La lama è pronta per essere riposta.